Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di un nuovo drone 249 grammi che è appena arrivato sul mercato ed è un prodotto di un marchio che conosciamo tutti, perché sicuramente su Amazon siamo almeno una volta incappati in un drone della Potensic. Questo marchio appunto che vende anche direttamente su Amazon, oltre ad avere un suo store all'interno del suo sito, che produce normalmente droni di bassa e media fascia, quindi un po' di tutti i prezzi fino arrivare a droni che su Amazon costano intorno ai 300 euro. Ovviamente ha già prodotto droni da 249 grammi con caratteristiche molto molto entry level, mentre questa volta ha puntato su un drone 249 grammi con caratteristiche, secondo me, se vogliamo, interessanti. Il drone in questione si chiama Atom SE, un drone che assomiglia molto per quanto riguarda l'estetica al Fimi X8 Mini, anche il controller è molto simile per concezione, e questo drone, ragazzi, ha sicuramente caratteristiche interessanti. Partiamo dal prezzo, che è sicuramente la cosa che più interessa a primo impatto. Dopo guarderemo anche le caratteristiche, che sono secondo me per alcuni aspetti interessanti per un drone di questa fascia di prezzo. Il drone viene venduto attualmente nel loro sito a $299, però se simulate l'acquisto come ho fatto io, il drone viene scontato poi di $50, quindi viene $249, dopodiché bisogna aggiungerci $10 di spese di spedizione per riceverlo a casa, o $15 di spese di spedizione per una spedizione più rapida. Però in questo prezzo abbiamo addirittura due batterie, quindi con $259 abbiamo un drone che pesa 249 grammi, due batterie, che registra video in 4K 30 fps, non ha stabilizzazione meccanica, quindi non ha un gimbal ma ha una stabilizzazione ACE. Però ha una cosa davvero interessante, perché come vedete il controller è ben fatto, come vi ho detto ricorda molto quello del Fimi X8 Mini, quindi un controller che guardandolo sembra, diciamo, non i classici controller che troviamo nei droni low cost, e appunto per capire che il controller sicuramente è di livello superiore, abbiamo la connessione con lo smartphone con il cavo OTG. Per chi non lo sapesse, il cavo OTG è il cavo che dal controller va allo smartphone. Infatti nella confezione, come vedete, troviamo tre cavi, quindi abbiamo il cavo Type-C, Type-C per appunto gli smartphone Type-C, o abbiamo il cavo Type-C Lightning per gli iPhone, o il cavo Type-C micro USB per appunto i telefoni magari un pochino più datati. Questo cavo che serve appunto per far connettere il controller con il nostro smartphone, quindi lo smartphone riceverà il ritorno video del nostro drone tramite le antenne del nostro controller, e questo ovviamente dà molta stabilità nel ritorno video e dà un range maggiore nel ritorno video, perché normalmente, come sapete, i droni low cost hanno il controller che si connette ovviamente al drone per quanto riguarda il pilotare il drone, ma il ritorno video è una connessione wifi tra smartphone e drone, e questo ovviamente va molto a limitare sia la qualità del ritorno video che i metri di distanza, mentre ovviamente con una connessione con il cavo OTG, quello che hanno tutti i droni di buon livello, quindi in questo caso un Apsan, però può essere un DJI, può essere un Fimi, e la qualità del ritorno video sarà maggiore sia appunto per qualità che anche per distanza che abbiamo senza avere troppi problemi. Il drone viene dato con un ritorno video fino a 4 km. Non è specificato se però è in CE o in FCC. Usa una trasmissione wifi proprietaria. Il drone è fornito ovviamente di return to home, perché comunque parliamo di un drone di buon livello, e usa sia il GPS che il GLONASS come connessione con i satelliti. E poi abbiamo ovviamente anche la possibilità di volare senza GPS, quindi avremo sia un optical flow che un sensore che va a rilevare ovviamente l'altezza dal suolo, e ci dà una stabilità in hovering anche quando il GPS è assente, appunto per un volo indoor o per un volo in zone dove il GPS ovviamente non arriva. Quindi è un drone sicuramente interessante, perché normalmente i droni a basso costo, perché comunque non costa pochissimo, perché comunque $259 non sono pochi, però con due batterie diventa davvero interessante, perché ogni batteria viene data per 31 minuti di volo, ha delle batterie agli ioni di litio, quindi
31 minuti per batteria, sono circa 60 minuti di volo. Poi non saranno realissimi come fanno tutti i marchi, anche quelli più prestigiosi, i minuti sono sempre un pochino pompati, però anche se fossero 25 minuti a batteria, sono 50 minuti di volo e sicuramente sono abbastanza per fare appunto delle riprese video. L'unico vero dubbio è la stabilizzazione elettronica, perché comunque bisogna vedere che stabilizzazione ha, perché comunque ci sono dei droni low cost che hanno un'ottima stabilizzazione video, in questo caso ovviamente non so dirvi a che livello sia, spero buona, perché comunque il resto del drone mi sembra di qualità. Come vi ho detto, sia il controller che la connessione col cavo TG sono tutti dettagli che fanno pensare che comunque il drone sia di un certo livello qualitativo. E poi, sempre riguardante appunto il comparto video, il drone, come abbiamo detto, registra in 4K a 30 fps, usa il codec H264, ovviamente la possibilità di inserire la micro SD per registrare direttamente i file nella SD del drone. E come abbiamo detto, comunque il prezzo non è bassissimo, però con le due batterie sicuramente anche quello va a influire poi su quello che è il prezzo finale, anche se attualmente non c'è molto di più, perché è vero, c'è il DJI Mini SE, un drone sicuramente incredibile nella sua fascia di prezzo, ma attualmente è introvabile. Non so se sia uscito di produzione, non ho ancora capito, perché su Amazon non si trova, neanche su DJI Store Italia è disponibile, quindi non so se è esaurito volontariamente. Quindi attualmente questo drone sicuramente è forse il più interessante, se la stabilizzazione video sarà quella di altri droni low cost che ho portato anche qua sul canale. E poi c'è da dire che attualmente non c'è nello store Potensic di Amazon, in questo momento non c'è questo modello, penso che arriverà in futuro, quindi attualmente lo si può acquistare direttamente dal loro store, come ho simulato io l'acquisto per vedere a che cifra si arrivava con gli sconti che venivano fatti, però sicuramente se dovesse arrivare con questo prezzo su Amazon potrebbe essere davvero davvero un drone molto accattivante per tanti che vogliono approcciarsi al mondo dei droni senza spendere magari cifre altissime, come stanno diventando tutti i droni 249 grammi, ed avere un prodotto secondo me che potrebbe essere un drone sicuro, che vola bene, con un ritorno video, che è quello che manca sempre nei droni low cost, cioè un ritorno video che vada oltre ai 200 metri senza problemi, che sia stabile, perché comunque è importante, soprattutto per chi è inesperto, avere la visione nello smartphone di quello che il drone sta facendo, perché comunque è sempre una cosa che mette ansia e paura vedere che lo schermo dello smartphone diventa nero e il drone, ok, sì, c'è il return to home, però crea sempre un po' di ansia. Invece avere un ritorno video stabile anche in un drone magari che non costa cifre folli, per essere drone 249 grammi, è sicuramente un aspetto che mancava in questa fascia di prezzo. Quindi ragazzi, spero di riuscire a portarlo qua sul canale, mi piacerebbe molto appunto portarlo qua sul canale e recensirlo, perché comunque potrebbe essere un drone interessante. Quindi se questo è un mio video in cui vi ho portato questa novità del Potensic Atom SE vi è piaciuto e vi è stato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale, spoiler delle location dove vado a far volare tutti i miei droni, quindi tantissime cose arrivano su Instagram, vi invito a seguirmi sul mio profilo. Sempre se va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video.